Allora, c'è una bella donna che ha circa 47 anni, sta pure in grana, si accorge che praticamente c'è il seno che gli stacca là una cifra, ma una cifra. A un certo punto va da un chirurgo plastico, mi fa: senta, guardi, io ho un problema, io il mio seno, io sono ancora giovane, ma il mio seno è veramente molto calato. Allora il medico: vabbè, vediamo un attimo di che si tratta. Questa per la camicetta effettivamente c'è proprio due pedalini da moscia. Qua là il dottore di Pia comincia a fare: guardi, qui c'è un problema che oltre al decadimento della pelle è proprio il muscolo che qui è andato. Ma neanche che la chirurgia plastica. Mi dispiace signora, niente da fare. Però c'è un nuovo metodo, se lei è disposta. Ma di che si tratta? Mi dica, guardi, io non ho problemi. Allora, è una nuova crema che abbiamo sperimentato negli Stati Uniti. Praticamente lei, questa crema la deve spalmare sulla parte interessata. Però il trattamento ha effetto solo se viene effettuato tutti i giorni rigorosamente alla stessa ora, e nello spalmare questa crema deve fare dei movimenti circolari cantando O Sole Mio. Allora questa dice: guardi, io ormai sono disperata, sono disposta a tutto. Insomma, gli dà sta crema e questo è il primo giorno. Alle 5 del pomeriggio, arriva davanti allo specchio, si alza la maglietta, si mette sta crema e comincia a fare: O sole mio, san fronte a te. È il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno. E il quarto giorno effettivamente si accorge che il seno è veramente più solido. Diciamo, vedi, funziona. O sole mio, tutti i giorni così. Ma che succede? Che un giorno devi partire per un viaggio e pian treno. Sta a bordo di sto treno, mentre sta a leggere il giornale, capito? Si mangia uno snack. Guarda l'orologio e si accorge che sono i 5-5. A questa gli viene in corpo, dice: oddio, il trattamento, via subito il tubo di crema, e comincia a correre verso il bagno del treno. Arriva al fondo al vagone, apre, però il bagno è occupato. Comincia a bussare, apra, e dentro c'è sta uno, va: occupato, la prego, apra, sono i 5-2. E questo: ma è occupato, la prego, apra sta porta. Questo è quasi i 5, questa è un preda di disperazione, via, sfonda la porta, gli si infila dentro al bagno, gli fa: non ci faccia caso, questo sulla tazza, non ci faccia caso, si alza la maglietta, via sta crema e comincia a fare: oh sole mio. Io sto in fronte a te, quello sulla tassa, se la guarda fa così: ma perché già sono le 5? Yamme, yamme, yamme.